Salve ragazze, oggi vi mostro il trucco dei tre bicchieri. I bicchieri sono bicchieri normalissimi, non c'è nessun trucco né inganno. Ora vi mostro. Prima di tutto, metto una pallina qui, do un colpetto ed esce la pallina. Metto la seconda pallina, colpetto, due palline. Metto la terza pallina, colpetto, tre palline. Ma guardate ora qui, prendo una pallina invisibile, colpetto, quattro palline. Se volete vedere il trucco, continuate a guardare il video. Ok, per fare questo trucco occorrono tre bicchieri semplicissimi. Ho comprato dei bicchieri in un negozio di prestigio, però alla fine vanno bene tre bicchieri anche di plastica normali, e quattro palline. Anche se però al pubblico ne mostreremo solamente tre, perché la quarta pallina deve essere inserita nel secondo bicchiere, cioè quello che va nel mezzo, in questo modo. Gli altri spettatori non devono sapere della quarta pallina, ma ne devono vedere solamente tre. Quindi una volta mostrato, io almeno la tenevo così la pallina in mano, quindi tra le dita, una volta mostrato che i bicchieri sono bicchieri veri, quando posizioniamo i bicchieri inseriamo la quarta pallina. Ecco qui. Poi bisogna prendere i bicchieri dal basso, quindi con questo movimento, mettere la prima pallina, farla mettere comunque allo spettatore, fargli dare un colpetto ed esce la pallina. Anche se però in realtà questa è la pallina che noi già avevamo preparato prima. Continuiamo così proseguendo in questa maniera, quindi sempre dal basso. Lo poniamo sempre sul bicchiere di mezzo, colpetto ed escono due palline. Si continua anche per la terza, quinto colpetto ed escono tre palline. Quindi sono quelle tre palline che gli spettatori avevano, conoscevano. Ora se si vuole ancora di più stupire il pubblico, fa finta di prendere una pallina invisibile, la si appoggia sul bicchiere di mezzo, si dà un colpetto ed escono le quattro palline. Questo è il trucchetto, spero che vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video, sempre riguardando le magie con le carte, sia con le carte o comunque con il libro magico, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Grazie.